Ragazzi, purtroppo i primi 16 minuti non mi ha registrato la videocamera, quindi la sostituirò con un'immagine che ha fatto mia sorella e spero che il video vi, sia, vi piaccia comunque. Dopo i 16 minuti eh, ritornerò. E eh, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi siamo sul riassunto del libro della crociata segreta. Finalmente l'ho finito e finalmente vi posso portare appunto questo riassunto. Ma prima di cominciare, ragazzi, come al solito mi raccomando, iscrivetevi alle pagine. Instagram, dove appunto postiamo tutte le cose, Telegram, dove appunto abbiamo il can degli assassini dove comunichiamo tra di noi e lavoriamo teorie, e facciamo il sabato la live privata dove portiamo i fumetti, sul canale Discord se volete partecipare alle live, e su Twitch, dove appunto io porto le live sia lunedì che il giovedì eh, appunto di Assassin's Creed, dei giochi di Assassin's Creed. Allora ragazzi, cominciamo appunto con il riassunto di questo bellissimo libro. Allora, la Crociata Segreta, come potete già vedere dall'immagine qui, eh, parla appunto di Altair, della storia di Altair. E perché ve lo sto portando come terzo libro? Perché è il terzo video questo? Adesso andremo passo per passo e capiremo il perché. Tanto per cominciare c'è un prologo. Comincia con un prologo. In pratica c'è eh, un personaggio che... Uh, è diretto, non si sa dove, è su una nave assieme appunto dei marinai. Ogni tanto esce a prendere una boccata d'aria e torna nella cabina. I marinai lo guardano. Questo personaggio è incappucciato e non capiscono chi sia. Cosa succede? Questo personaggio apre un libro, un diario più che un libro e comincia a leggere. Quello che legge è 19 giugno 1257. La storia in pratica comincia. Eh, di questo diario, dove un certo Nicolò, assieme a suo fratello Maffeo si trova a Masiaf e inizia a raccontare la storia di Altair a suo fratello. La storia parte 80 anni prima di questa data che vi ho appena detto, quindi 80 anni prima del 1257. Ci sono i saraceni che danno guerra, che combattono contro gli assassini, eh, assediano appunto Masiaf. Ovviamente, a capo c'è Al-Mu'alim e eh, in pratica eh, non vuole eh, far sì che la roccaforte degli assassini venga smantellata da Saladino. Quindi eh, che succede? Succede che, man che Al-Mu'alim manda il suo uomo migliore, il suo maestro assassino, appunto a lasciare un monito, un segno, in modo tale da far capire a Saladino di dover ritirare le sue truppe. Cosa succede? Questo maestro assassino di nome Umar va in un, nel capanno appunto, del, appunto di Saladino, affligge un foglio sul muro e lascia una piuma sul comodino. Mentre sta per andarsene, cosa succede? Saladino si sveglia, si rende conto di cosa sta succedendo e dà l'allarme. Umar cerca di fuggire, ci riesce, ma nel fuggire è costretto ad uccidere una guardia. Qua si scopre che ovviamente. Il codice degli assassini era trattenere la lama dagli innocenti, però non ha potuto farne a meno di uccidere. La missione era non uccidere nessuno, ovviamente. Così ritorna da Al-Mualim. Al-Mualim gli chiede della, appunto della sua missione, di come sia andata. Umar spiega che è andata tutto bene, eccetto una complicazione, ovvero l'assassino di, di questo soldato. Cosa succede? Il giorno dopo vengono appunto le guardie assieme allo zio di eh, Saladino che dicono che Saladino accetta i termini, appunto i termini, cioè vuole lasciare in pace il ma ha una condizione. Che il responsabile che ha ucciso quella guardia venga assassinato, cioè venga uh, giustiziato davanti a tutti. Nessuno si vuole smuovere. Però a una certa, un certo Ahmad, che era un membro della Confraternita degli Assassini, era, era stato catturato appunto in precedenza dagli uomini di Saladino e aveva confessato che il nome dell'assassino che, uh, che aveva ucciso la guardia era Umar. E quindi cosa dicono? Com come minacciano appunto i soldati di Saladino? Dicono. Noi uccideremo il vostro assassino Hamad se eh, non ci consegnate umar umar. Ovviamente, sapendo che Hamad alla fine era innocente, non voleva che pagasse la vita al posto appunto del responsabile, cioè lui stesso. Quindi cosa succede? Succede che si fa avanti. Eh, Hamad entra nella roccaforte. Viene, viene fatto questo scambio. Umar invece eh, viene appunto giustiziato dalle voci del povero figlio di 11 anni che eh, grida appunto papà chi è questo figlio di 11 anni non è altro che il povero altair rimasto orfano in quanto sua madre era morta dopo il parto e suo padre era stato giustiziato dagli uomini di saladino ovviamente prima di morire umar si fece promettere ad altair che l'avrebbe preso sotto la sua ala e che eh, lo avrebbe addestrato come assassino dopodiché Successa questa cosa qua, ci ritroviamo al giorno successivo, 20, giug 20 giugno del 1257, dove Maffeo comunque co continua a essere curioso della storia di Altair. Quindi continua a chiedere novità a Nicolò. Succede che Nicolò comincia a raccontare la storia, però non la racconta in successione a ciò che è accaduto appunto con il padre di Altair o con Altair a anni. Va in ordine a seconda di come Altair gli ha raccontato la storia. Quindi ora ci ritroviamo finalmente nel gioco, ragazzi. Nel gioco di Assassin's Creed 1, in pratica è completamente fedele alla saga. Cosa succede? Ritroviamo, in velocità ritroviamo un Altair un po', eh, fiero, no, un po' troppo fiero di sé che non rispetta i principi del credo. E si trovano sotto il Tempio di Gerusalemme dove trovano l'Arca dell'Alleanza c'è anche un certo Roberto di Sable che conosciamo che è un templare Tair, appunto come, come vi ho detto sicuro di sé minaccia Roberto di Sable, compromette la confraternita succede tutto ciò che è successo nel gioco e eh, dopo che hanno risolto il problema al, al, al Mualim è entrato in possesso appunto della Mela mentre il povero Malik che era andato in spedizione con lui e con Kadar che era suo fratello eh, che ammirava tantissimo al Tahir Kadar purtroppo ha perso la vita durante quello scontro e Malik da lì Avrà eh, appunto risentimento nei confronti di Altair e ha perso anche un braccio. Altair viene tolto, viene spogliato dai suoi ranghi all'inizio, ass assassinato eh, davanti a tutta la piazza, ma in realtà era tutta un'illusione. Altair, per redimersi, andrà alla caccia di questi templari. Di questi templari. Ancora non sa so Altair che sono templari, ma andrà alla caccia, diciamo, di questi bersagli che Al-Mualim eh, gli darà. Sono in totale nove bersaglie. Quindi, senza dirvi cosa fa, cosa fa ovviamente, perché se no ci metteremo una vita a raccontare di nuovo tutto il gioco di Assassin's Creed 1 e questo non voglio, vi dico solo che, che, in pratica, le tre vittime sono, le ho scritte qua e eh, così non mi dimentico, Tamir, mercante di Damasco, Garniero, ospitaliero, Talal, eh, mercante di schiavi. Una volta assassinati questi tre obiettivi, Altair comincia a, a capire un qualcosa. Comincia a capire che questi uomini in qualche modo sono collegati. Che parlano di un nuovo mondo e che parlano che in realtà quello che fanno è per un, per un certo bene. Ma Altair non riesce a capire. Inizia a dubitare delle cose. E appunto anche del maestro che appunto gli sta dando questi obiettivi da uccidere. Non capisce quale sia il vero scopo di questi uomini. Torniamo nel passato, ragazzi. Torniamo nel passato. Adesso finalmente eh, torniamo alla parte. Eh, successivo agli eventi successivi, cioè quando Altair sempre aveva 11 anni, mentre qua che adesso vi ho raccontato del gioco, Altair ne ha 28. Qua invece ha 11 anni di nuovo. Cosa succede il giorno successivo? Eh, Altair, eh, triste. Si coccola, diciamo, nelle coperte di suo padre per sentire ancora tipo il suo odore, il su i profumi di suo padre, perché gli manca veramente tanto. Un povero bambino ha perso suo padre a 11 anni è normale. Hamad, che era rientrato dalla roccaforte quello stesso giorno, e Altair gli stava dando la colpa: è tutta colpa tua, è tutta colpa tua. Hamad non sopportava questo peso, tant'è che si era ammalato e successivamente, dopo che era guarito da questa malattia, che in pratica lo tormentava, infatti, in sonno, urlava spesso perché. Eh, gli dispiaceva di quello che aveva fatto e ha tradito in un certo senso, quindi si vergognava della cosa, non riusciva a sopportare questo peso. Così, una notte, si dirige nelle stanze di Altair. Altair si sveglia, lo vede. Hamad eh, gli sorride, prende un coltello e si taglia la gola quindi si suicida. Ora, cosa succede? Altair, tutto spaventato, eh, corre dal Mualim a riferirgli tutto. E al Mualim fa: Mi raccomando, non dire a nessuno. Ciò che è successo nemmeno ad Abbas. Abbas chi sarebbe, ragazzi, facciamo una piccola parentesi. Abbas sarebbe il figlio di Ahmad. Ok, Abbas è quel personaggio che adesso vi metterò una foto così vedete: che non ci siamo calcolati minimamente nel gioco, ovvero all'inizio del gioco, quando noi ritorniamo da, eh, da, punto, dalla, da Gerusalemme dove abbiamo fatto quella, quella gaff, diciamo dove abbiamo tradito la confraternita. C'è questo Abbas che prende in giro Altair. oh di ritorno Altair per leccare gli stivali al nostro maestro. Ecco, proprio quel personaggio lì sarebbe Abbas. E così cominciamo a capire perché c'è questo odio e eh, perché questo personaggio è fondamentale. E, e non riesco a capire sinceramente perché nel gioco non l'abbiano approfondito, perché è veramente importante questa cosa qua. Torniamo a noi. Al Mualim fa promettere ad Altair. Di non proferire parola ad Abbas e a chiunque appunto all'interno della confraternita, e di dire che in realtà suo padre se n'era andato per redimersi in modo tale che così la gente avrebbe potuto pensare a qualsiasi cosa, ma non del suicidio, perché sarebbe stata la vergogna più grande, un peso che avrebbe dovuto portare tutta la famiglia di Abbas. Torniamo di nuovo nel gioco. Quindi, Altair fa fuori altre tre vittime. Queste altre tre vittime sono Guglielmo del Monferrato, Abdul Nukok. Re mercante eh, di Damasco, e poi abbiamo Magina Din, reggente di Gerusalemme. al avendo ucciso anche queste altre tre vittime, ormai ha capito che in realtà veramente sono collegate ed è arrabbiato. Quindi va dal Mualim prepotente e dice: No, adesso tu mi devi dire. Uh, che cosa sta accadendo? Al Mualim all'inizio tutto arrabbiato gli sguaina la spada e gli dice: Guarda che se non rispetti i miei ordini io ti uccido. Al Tair, furbo com'era, dice: Guarda che mi avrebbe, mi se mi avesse voluto uccidere mi avrebbe già ucciso. E eh, visto che sono il suo uomo migliore, non mi può, non sarebbe una grandissima perdita per lei. Al Mualim ci riflette e gli spiega che in realtà quelli sono templari. Che in realtà appunto il loro, nuovo mondo, il loro nuovo mondo è appunto loro vogliono la pace come vogliono gli assassini quindi fa capire questa analogia tra eh, assassini e eh, appunto templari ma con un obiettivo completamente diverso dagli assassini ovvero esercitando potere sul popolo mentre gli assassini combattono per la libertà ecco questa è la differenza però tutti e due ambiscono la pace bene Altair capisce il suo obiettivo e accetta appunto la cosa Dopodiché torniamo nuovamente nel passato Quindi ragazzi ci sono questi flashback ogni tanto Torniamo nel passato Ora cosa succede? Abbas non ha più un padre né una madre Quindi anche lui è orfano Altair è orfano Ora cosa succede? Al-Mualim gli prende sotto la sua ala Gli addestra come assassini Quindi comincia a, ad addestrarli e eh, in pratica Abbas e Altair diventano migliori amici, anzi, vengono, si considerano proprio fratelli. Si vogliono un mondo di bene, ragazzi, si vogliono tanto bene, fatti condividono, scherzano. Tante volte anche scherzavano troppo, che Al-Malim si innervosiva con loro e diceva: Ragazzi, prendete sul serio questa cosa qua. Poi cosa successe? Successe che Altair. Vedendo l'amico ferito, triste, decide di confessargli la cosa ed è stato un errore che porterà appunto l'odio eh, nei confronti di Altaire. Decide di confessargli ciò che è successo. Ha detto: Tuo padre si è suicidato davanti a me. Abbas non gli rivolge più la parola, si era incupito, non gli proferisce più parola. Tant'è che eh, appunto non si parleranno più. Dopodiché cosa succede? Ci sono le altre due vittime? Cioè. Uh, Jubair di Damasco e Sibrando di Acri. Una volta uccise tutte queste vittime, in realtà ne ho, ne ho già citate 3, 6, 7, 8. Già sono, siamo otto vittime, ragazzi. Bom, dopo aver assassinato anche questi Templari, ritorniamo un'ultima volta nel passato di Altair, dove vediamo che eh, appunto il giorno dell'addestramento, il giorno successivo appunto alla confessione di Altair, che non si erano preferite minimamente parole. C'è un combattimento, ovvero il solito addestramento del combattimento, solo che stavolta Abbas voleva i coltelli veri, i pugnali veri, le spade vere, quello che gli addestrava. Insomma, era molto felice di questa cosa qua perché, ovviamente, dicevano: Wow, stanno crescendo, vogliono veramente combattere seriamente. E succede che Abbas, tutto infuriato, cerca di uccidere Al-Tair, combatte per ucciderlo, si rendono conto. Al-Buarim urla e dice: Uh, fermo Abbas, uh, se fai questo tradirai la confraternita e sarà peggio per te. Abbas dice: Non mi interessa, io voglio che lui confessi che ha mentito. Mentito su cosa? E uh, mentito su, sul fatto, appunto confessa, mentito sul fatto del, di mio padre, che in realtà non si è suicidato, ma che uh, se n'è andato come era stato detto. Così Altair dice: Sì, è vero, ho mentito. Abbas lascia il, il pugnale e uh, scoppia a piangere. Però da lì. In avanti ci sarebbe stato questo odio nei confronti di Altair. Al-Molim li chiude tutti e due in prigione e, e rallenta, appunto, visto che Abbas aveva fatto il peccato più grave. Rende prima assassino Altair e da lì Altair, eh, appunto, una volta salvata la vita di Al-Molim, diventerà maestro assassino, ovvero ritorniamo appunto eh, come eravamo in Assassin's, Creed, in Assassin's Creed 1, quindi era diventato un. Maestro Assassino Altair così cominciò a diventare altezzoso. Abbas comunque continuava ad odiarlo per quanto, era, per quanto fosse successo e i due, diciamo, avranno un odio, diventeranno acerimi nemici per sempre. Bene, ragazzi, poi adesso siamo all'ultimo bersaglio, il nono bersaglio. Eh, questo sempre in Assassin's Creed 1 nel gioco. Cosa succede? Succede che, eh, ovviamente, come vi ricordate, veniamo mandati a Gerusalemme pensando che ci fosse Roberto di Sable. Altair si è reso conto nel suo percorso di essere stato un, un idiota, in poche parole. Chiede scusa da, a Malik per il fratello e per ciò che, appunto, ha dovuto pagare, cioè il, bra il braccio. Malik gli dice: Io non accetto le tue scuse perché sei cambiato, sei diverso, quindi eh, io ti ho già perdonato da tempo. Altair si reca al funerale di Majid Addin e, infatti, eh, nota una cosa strana, ovvero che. Eh, appunto, Roberto di Sables assieme ai templari, avrebbe dovuto eh, presenziare lì e eh, lo trovava strano in quanto eh, gli, i bersagli che ha ucciso erano sia saraceni che templari. In quel periodo c'era una crociata. La crociata era appunto: con, cioè templari contro saraceni. E Altair aveva capito aveva capito che saraceni e templari. Eh, cioè, che Saraceni e appunto i Crociati stavano collaborando tra loro, appunto, all'interno dell'organizzazione dei Templari, ma non aveva capito ancora a quale scopo. Cosa successe poi? Successe che Alter va appunto questo funerale di Magina, di, di Magina per uccidere Roberto di Sable. Scopre, però, a sua sfortuna, che in realtà non è quello nei, nei, nei panni, nei, sf, sfortuna barra fortuna, che eh, quello, e dopo capiremo perché fortuna. Che quello nei panni di, di Roberto di Sable, cioè che era travestito da Roberto di Sable, era in realtà una donna: una donna la quale eh, viene proprio detto nel libro. Altair rimase colpito da lei. Eh, la risparmia e capisce, da, eh, grazie all'informazione di questa donna, che stesso Roberto di Sable. Stava progettando di allearsi con i saraceni contro un nemico comune. Chi? Gli assassini. Perché? Perché appunto lo stesso Altair aveva ucciso sia i servitori più importanti delle truppe di Saladino, ma anche delle truppe di Riccardo Cordileone, che sarebbe appunto il re dei, dei crociati. Mentre Saladino, il re dei saraceni. Ecco ragazzi, quindi questo era lo scopo di, di appunto Roberto di Sable, ovvero unire le due truppe per attaccare e sconfiggere per sempre gli assassini. Ora cosa succede? Altair corre nel luogo della dove si sta tenendo la, la battaglia, parla con Riccardo, combatte contro, vi sto dicendo in velocità, combatte contro Roberto di Sable, uccide Roberto di Sable, Roberto di Sable confessa che in realtà non erano nove le persone che erano a conoscenza di questo frutto dell'Eden, di questa mela. <coughs> Perché ovviamente Altair ne era venuto a conoscenza, come sappiamo nel gioco, grazie. grazie appunto al Mualim. Quindi capisce che il suo stesso maestro li aveva traditi. Va alla volta di Masyaf, c'è il combattimento eh, finale contro il Mualim e Altair riesce a uccidere il suo maestro. Con, molto, con molta tristezza perché l'aveva visto come un padre, come un mentore, come eh, appunto quello che lo ha cresciuto. Dopodiché cosa succede? Succede che Altair, il giorno seguente, Uh, nonostante fosse già diventato mentore dopo averlo ucciso, dopo aver ucciso il Molim, ci fu un'insurrezione creata da chi? Da Abbas, ma fu immediatamente sedata. Altair in questo periodo studierà la mela, inizierà a vedere cose con la mela, cioè il futuro ragazzi, quindi analizza il futuro, e infatti grazie a questa mela qua, e ve lo dico adesso, uh, lui riuscirà a scrivere il codice ragazzi, il codice che noi abbiamo trovato con Ezio, le pagine del codice, dove appunto... Oltre a segnare la mappa e i luoghi, scriverà appunto gli appunti eh, per creare appunto queste le armi che poi ha avuto Ezio, cioè la pistola, cioè la, la macelata col veleno, la, pistola, la, la macelata a forma di pistola, eh, che appunto spara proiettili da sotto, eh, da sotto l'avambraccio. Quindi tutte queste cose qua, Altair le ha inventate per come? Attraverso la mela, guardando la mela. Ha conosciuto, ha avuto nuove conoscenze e così ha trascritto il codice. Ora non, è, non finisce qui, ragazzi, perché adesso passiamo alla volta di Bloodlines, ovvero il gioco uscito per PSP. Cosa succede adesso? Succede appunto, come ho detto, dopo che ha sedato questa, questa rivolta, è intenzionato a finire completamente i templari, cioè spazzarli, completa cioè spazzarli via, perché sono il male. Quindi si dirige ad Acri, lì. Uh, scoprirà che, i che è arrivato tardi e che i templari stanno partendo. Sono partiti alla volta di Cipro. In realtà questo non lo sa, però sa sono partiti in nave, non sapendo dove va. Scopre però che a sua fortuna c'era una, uh, una persona che aveva già incontrato. Scopre che in realtà non tutti i templari sono partiti e che c'è una certa Maria, ovvero la persona che si era travestita da Roberto di Sable. E da lì, insomma. Dopo che l'avrà fronteggiata, la renderà prigioniera, non la voleva assassinare, e così scopre che in realtà i Templari sono andati a Cipro verso Cipro. Fu così che i due partono per Cipro, dove? A, Limas, a Limassol. Vanno a Limassol, affrontano, adesso ve lo dico anche questo in velocità, eh, affrontano Federico il Rosso, che sarebbe appunto il generale che, eh, che, che portava, diciamo, distruzione all'interno di eh, Limassol, Conosco, si conosce Alexander che sarebbe un membro della resistenza, ecco la chiamano resistenza lì all'interno di Cipro e una volta fatto fuori Federico il Rosso si scopre eh, dopo, che al suo, me, dopo che al ritorno di Altair insomma vede che eh, il, il posto, il, la casa sicura della resistenza era andata distrutta, eh, Maria era, di nuovo, era sparita e Altair stava cominciando a provare qualcosa per quella donna perché vedeva che era diversa dalle altre, provava qualcosa di forte. Così, tutto preoccupato, uh, va alla ricerca e scopre che lei era stata catturata, appunto, da questi Templari e messa in ginocchio davanti a un certo Armand Bouchard, diventato lui il Maestro Templare, aveva preso il posto di Roberto di Sable. Quindi Altair vorrà ucciderlo, ovviamente, ma segue Maria per liberarla, poi segue Armand Bouchard. E scopre che si sta rifugiando in Chirenia. Cosa succede? Durante il viaggio eh, Altair e eh, Maria iniziano a conversare e lì Altair già cerca un po' di convertirla eh, come assassina. Cioè gli spiega un po' perché i templari, diciamo, sono il male. Spiega che loro vogliono attraverso il potere comandare tutte le cose che noi sappiamo sui templari. E Maria comincia un po' a dubitare di questa cosa qua. Eh, però comunque ancora è favorevole ai templari, nonostante abbia capito. Che loro la stanno trattando male In quanto lei era una donna eh, Veniva visto veramente male Arrivano in Chiregna Incontrano un certo Barnabas Che, che appunto prima di dare l'informazione del Della prossima testa ta da tagliare Cioè quella di Moloch Che sarebbe il toro Barnabas gli dice Prima ti do un obiettivo Uccidi questa persona qua Altair senza sapere chi Senza sapere cosa Uccide una persona buona in realtà e si scopre che Barnabas in realtà era un, tra un traditore. Quindi cosa succede? Altair uccide Moloch, uccide Moloch e eh, dopo averlo ucciso eh, vuole cercare Barnabas per avere spiegazioni, per capire eh, cioè, perché aveva capito che era un traditore, però Barnabas era scomparso. Si scopre che questo Barnabas, in realtà, era un impostore, era un, un Templare e il vero, Barna, il vero Barnabas era stato ucciso un giorno prima dell'arrivo di Altair. Maria nuovamente viene catturata e Altair, di nuovo preoccupato, va alla sua ricerca. Scopre che i successori del Mo di Moloch, Moloch sono i suoi due figli, che sono. cioè i suoi due figli, i figli di Moloch, che sono due gemelli. E così Altair. Diciamo che, ma un po' in, cioè in giro, solite cose, no? E eh, scopre appunto dove si trova la loro fortezza. Va nella loro fortezza, lì compare Maria. Lì compare Maria che, appunto, vuole avere spiegazioni dai fratelli, cioè ormai la sua mente era ancora, ancora nei pensieri di ciò che gli aveva detto Altair mh, sulla nave. E così capisce che in realtà i Templari sono il marcio. Si mette al fianco di Altair per combattere, ma alla fine si dà la fuga e Altair rimane deluso perché? Rimane deluso perché si aspettava che, alla, cioè, aveva creduto in quell'istante, in quel misero istante, che lei sarebbe diventata un'assassina. Così Altair combatte, uccide i due fratelli e torna tutto arrabbiato eh, perché all'interno della confraternita c'erano traditori e non solo: anche la persona che credeva fosse, po cioè, potesse cambiare, cioè, nonché Maria eh, l'aveva tradito. Quindi comincia a dubitare delle persone, è anche lo stesso Almolim perché il tradimento che aveva fatto. Quindi. Inizia, Altair comincia a dubitare delle persone ragazzi. Si scopre anche tra l'altro di Alexander, perché mentre era nella prigione, eh, mentre era andato nella prigione, scopre che eh, Armand Bouchard dice: consegna questo, a, eh, consegna questo a, ad Alexander. Alexander, che era il membro della resistenza di Limassol. Così Altair torna a Limassol per avere spiegazioni, dice: cioè, iniziano i due a discutere. Alexander eh, chiama traditore Altair, Altair è la stessa cosa e i due si chiariscono capendo che in realtà era tutto un gioco dei templari. La sacca che ha consegnato appunto Armand Bouchard a, ad Alexander era la testa di Barnabas. Altair capisce che alla fine eh, l'archivio dei templari, scopre che esiste un archivio dei templari, capisce che questo archivio si trova a Limassol, compare l'impostore di Barnabas. I templari erano riusciti a soggiogare la popolazione di Cipro dicendo che appunto eh, dando del traditore a appunto, Altair. E qui Altair, eh, visto che la gente non voleva ragionare, per la prima volta utilizzerà la mela contro, di, contro le, le persone e utilizzando la mela eh, diciamo le porterà a suo favore. Ma da quel giorno si ripromise di non utilizzarla mai più in quanto il, aveva visto che la mela appunto portava solo male. Ma in realtà portava bene, infatti, per quello lui la se la teneva. Portava sia per il bene e il male, e per via del male dice: dice Non la utilizzerò mai più. Mentre stava tentando di assassinare il falso Barnabas, cioè il soldato Templare, dietro, dietro appunto al soldato c'era Maria che lo uccide. Insomma, ecco cosa. E, e succede che si, si capisce insomma che Maria era passata. Dalla parte dei, degli assassini. Così lo conduce all'interno del, 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 del dove si doveva trovare l'archivio segreto appunto dei Templari. Altaire eh, l'aveva persa di vista perché intanto stava combattendo con altri soldati Templari. Arriva finalmente all'archivio e scopre che l'archivio era un po' vuoto e rimane un po' deluso della cosa, quindi eh, vede che Maria sta combattendo contro Armand Bouchard, Armand Bouchard era meglio ma non uccide Maria, e Altair felice, cioè felice che non sia morta Maria combatte contro Armand Bouchard, lo sconfigge e scopre che eh, in realtà le navi che si stavano spostando da Cipro non erano perché si stavano trasferendo a Cipro, cioè stavano portando beni e materiali, ma bensì stavano portando appunto tutti i libri, tutti gli archivi, appunto tutte le conoscenze dei Templari altrove, non si sa dove. Una volta usciti dal, dall'archivio segreto Altair e Maria, Altair chiede a, a Maria adesso cosa farà perché ovviamente non è più una Templare e lei dice che andrà verso Oriente. Lui ovviamente, visto che si era infatuato di lei, dice, e lei, lei gli chiede la stessa cosa e lui dice, e lui dice a lei... Eh, devo studiare ancora, devo conoscere molte cose riguardante la mela e tutti i suoi segreti. E lui gli chiede dove andrai adesso, tu? E lui dice in Oriente, ovviamente, perché dice in Oriente? Perché eh, voleva seguirla. Finisce così anche Bloodlines, ma non è finito il libro. Il libro ancora continua. Cosa succede? Maria e Tair si sposano a Cipro due anni dopo, fondano appunto una, una resistenza, appunto alla confraternita degli assassini pura a Cipro. Quindi gli assassini. Hanno di nuovo potere anche a Cipro. Succede che Altair torna a Masyaf. È il mentore. C'è un salto temporale. Adesso hanno 60 anni sia Maria che eh, Altair. Hanno due figli: Darim e Sef. Allora, eh, cosa succede? Altair, Maria. Ed Arim partono alla volta della Mongolia, dove appunto combatteranno contro i Mongoli. Appunto ci sarà questa battaglia, al loro ritorno, appunto, sessantenni torneranno appunto a Masyaf. Ma ci sarà qualcosa che non quadra, ci sarà qualcosa che non va. Vedranno tutti i cittadini diffidenti, arriveranno là della torre, verranno trattati proprio non come, come rispetto, non verranno trattati con rispetto, come eh, appunto doveva, doveva, doveva ricevere appunto il Tahir in quanto fosse il maestro, il, il mentore appunto di, di Masyaf e scopre che c'è stata un'altra insurrezione che in pratica il comando l'aveva preso Abbas come l'aveva preso Abbas il comando? beh noi scopriamo che Malik cioè Abbas ci dice che Malik aveva tradito la confraternita uccidendo Seth Altair rimane deluso non riesce a capire niente dice come Malik ha ucciso, ha ucciso Seth racconta le sue avventure con, con Gengis Khan Ovviamente da Abbas perché Abbas glielo chiede e racconta appunto cosa è successo. Altair, non convinto della cosa, e Maria, soprattutto, appunto, lo porta a, far, a farlo ragionare: Non dubitare di Malik, Malik ti è sempre stato fedele. In realtà, eh, secondo me è stato ucciderlo proprio Abbas o il suo, il suo servitore più fidato. Così Altair va nella prigione, scopre che Malik era stato imprigionato non da un, due settimane. Come gli era stato riferito da Abbas, quindi era impossibile mandargli le lettere. Ma già da due anni e non è stato Malik ad ucciderlo, era stato il servitore appunto di Abbas ed era stato accusato di eh, tradimento. Quindi lo liberano. E eh, Maria dice: Non mostrare vendetta, appunto, non, non andare lì vendicandoti a, a mo' di vendetta, perché daresti un brutto esempio del tuo popolo. Vai lì e eh, diciamo con, con, con l'animo di un maestro, di un mentore. Riconquista il popolo e sconfigge Abbas. Allora Altair capisce, cerca di fare così, però purtroppo Abbas gli aveva teso una trappola. Infatti, aveva scoperto che in realtà Altair era andato in prigione a liberare Malik, e appunto, davanti al popolo, erge questo teatrino. Dove appunto viene, viene visto poi male dalla popolazione, purtroppo, quando Altair ovviamente non sa più cosa dire perché ha, è, è stato messo alle, alle corde: è stato messo proprio alle corde. C'è il servo di, eh, di Abbas che gli dice all'orecchio: Quando ho ucciso tuo figlio, eh, quando ho ucciso appunto tuo figlio, gli ho detto che è stato impartito un ordine eh, da te, in modo tale che così lui stesso capisse che tu l'hai tradito. Lì Altair non ci vede più, tira fuori la mela. E fa in modo che eh, il servo si auto autoinfligga dei danni. Infatti, si, si strappa le orecchie, si morde, si stacca le carni. E accidentalmente, ovviamente, il, il servo con la spada, eh, cioè, muove la, muove la spada a, a casaccio e, in, e taglia la gola a Maria. Altair è distrutto. Un uomo distrutto. Ha visto il suo, il suo amore morire davanti ai suoi occhi a causa della mela. Infatti, Altair scapperà da Masiaf e diventerà un, un emarginato. Passeranno 20 anni dove lui darà la colpa a se stesso e darà la colpa alla mela dove non vorrà neanche studiarla, non vorrà sapere niente. Poi col tempo diciamo che riprenderà fiducia. Infatti, facciamo un ulteriore salto temporale. Ci ritroviamo a 80 anni. Altair ha 80 anni. E uh, un certo mercante uh, lo trova uh, a dormire vicino a un pozzo. Questo mercante, però, viene sorpreso da dei banditi che lo, lo derubano e non solo tentano di ucciderlo. Allora, Altair, con le ultime forze che ha, in quanto era vecchio, tenta di difendere appunto il mercante, anche se rimarrà veramente molto ferito ce la fanno i due a sopravvivere purtroppo Altair sviene il mercante lo porta con sé a Masyaf perché era un abitante di Masyaf in quel periodo ormai Masyaf era diventata completamente povera perché i dazi cioè che Abbas faceva loro erano veramente salatissimi la popolazione aveva cominciato ad odiarlo non tutti alcuni erano rimasti fedeli ma molti già dicevano speravano nel ritorno di Altair scoprono che la persona che ha salvato il mercante che ha dalle cure appunto cioè il mercante è stato salvato da Altair ma il mercante ha anche salvato Altair stesso e quindi comincia questa insurrezione Altair prima di, di far partire questa insurrezione scopre anche che c'era un assassino che lo stava pedinando e scopre che quell'assassino era il figlio di Malik ed era ed era felicissimo di averlo visto in quanto stava dalla sua parte. Così Altair fa questa insurrezione. Però, dice una cosa importantissima: dice: Nessuno dovrà morire. Quindi, noi faremo questa insurrezione, ma sarà pulita. Nessuno dei nostri fratelli dovrà morire. Quindi, ordina a tutti coloro che combattono per lui di non uccidere nessuno. Così, pian piano, i diversi nemici, i diversi nemici che erano schierati appunto dalla parte di Abbas, abbassano le armi, si arrendono perché capiscono che Altair è grande. Altair è un. C'è veramente un signor mentore da seguire, e, e questa volta Altair si trova di fronte ad Abbas. Altair gli, gli dà un'ultima occasione, gli dice: Fratello, smettila di fare così, lasciami di nuovo il comando, e eh, non ti sarà inferto niente, andrai in prigione e basta. Abbas non ne vuole sapere niente, così Altair spara un colpo dalla sua lama celata, un colpo di pistola. Quindi, ragazzi, Altair fu il primo che usò eh, appunto l'arma del codice perché era lui che aveva scoperto i codici grazie alla mela. Tutti gli assassini, sorpresi perché non avevano mai visto nulla del genere. Eh, anche gli ultimi della resistenza, diciamo, si arrendono. E da lì, insomma, Altair riprenderà il comando. E riporterà pace a Masyaf. Ora arriviamo alla conclusione del libro. So che questo video è stato lungo, ma c'erano molte cose da dire. Ci troviamo nel presente, ovvero nel presente secondo il diario. C'è appunto questo Nicolò che deve vedersi assieme a Masseo in, in atrio con, uh, con Altair, dove lui farà il discorso in quanto Masiaf in questo preciso momento è attaccata dai mongoli. Altair aveva deciso di smantellare. Eh, appunto Masyaf quindi l'aveva già liberata dai diversi assassini ecco perché i mongoli stanno attaccando perché aveva detto che gli assassini dovevano creare diverse gilde in diversi posti del mondo e non rimanere a Masyaf ed ergersi sopra la gente ma doveva essere tra la gente per poterla proteggere questo è quello che ha capito Altair dopo tutti i suoi anni di avventura Altair da il libro del codice con le, con le pagine del codice a eh, Nicolò e gli dona anche cinque chiavi, cinque chiavi che eh, sono appunto i ricordi che, dove sono impressi appunto dei ricordi e dice eh, appunto a Nicolò mi raccomando eh, tienile con te e nascondile, Nicolò lo promette prima di andarsene Nicolò dice va bene come mi hai chiesto tu fonderò la gida degli assassini a Costantinopoli e eh, nasconderò le chiavi e il codice. Loro sono riusciti a scappare, il libro si interrompe qui, e poi abbiamo un'altra pagina che è il primo gennaio del 1258, quindi l'anno successivo, cosa succede? Succede che Nicolò dice che purtroppo il libro del, del codice è andato perduto, in quanto due giorni dopo sono stati sorpresi dai Mongoli. Loro lui e Maffeo sono riusciti a sopravvivere miracolosamente. Però sono riusciti a creare, a, cioè a tornare a Costantinopoli, a creare la gilda. Degli assassini sono riusciti a creare la gilda degli assassini a Costantinopoli e a nascondere le cinque chiavi sperando che un giorno un assassino le trovasse. Ora finiamo con l'epilogo. Le, si sentono dei rumori all'esterno della nave. L'assassino a questo punto chiude il diario. Il diario era di Niccolò Polo. Esce fuori dalla nave, scruta l'orizzonte e, deciuditore, è arrivato a Costantinopoli. Ecco ragazzi, adesso avete capito perché questo libro era il terzo ed era importante da sapere perché così dopo ci possiamo ricollegare a Revelation, quel libro di Revelation. Bene ragazzi, scusate per questo riassunto lungo ma c'era molto da dire su Altair, Altair, bisogna spolparlo proprio bene. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi video che escono. E detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella! Baby, joke.